Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni lunedì ormai di consueto alle 14, siamo tornati con PES 2016. Oggi ragazzi, come vedete dalla schermata, affronteremo la semifinale contro il Paraguay, che ha 72 di overall in avanti mentre noi abbiamo 83, 71 a centrocampo mentre noi abbiamo 83 e infine 71 in difesa mentre noi abbiamo 76, quindi come overall siamo avvantaggiati. Sotto vedete la classifica marcatori con Falcao capocannoniere a 5 reti. Ragazzi, vi salto le formazioni, tanto io uso sempre la stessa con la Colombia e ho visto già quella del Paraguay, ma non conosco i giocatori, quindi andiamo direttamente nel match. Eccoci qui giunti ragazzi, Colombia-Paraguay, la semifinale della Coppa America sta per avere inizio. Il match che ha inizio, partita. Eccoci qui ragazzi, subito. Alla cassola subito il gol e partiamo subito con un gol, non ci credo. Subito ragazzi, Carlos Bacca. Subito ragazzi, partita appena iniziata. Ecco qua, James Rodriguez. Guardate il Bacca che aveva già chiesto palla, l'ho data giusto in tempo prima di finire il fuorigioco. E poi guarda, totalmente solo. 1-0 per noi. Sono al Paraguay. Cioè, prova subito la reazione, fuori di pochissimo ragazzi. Pareggio vicinissimo per il Paraguay. Almeno ancora. Dentro ancora, verso Carlos Bacca. Bellissimo il pallone Bacca, 2-0 ragazzi. Doppietta per Carlos Bacca. Ancora lui. Dopo aver quasi subito gol, abbiamo raddoppiato. Rivediamo il tutto ragazzi. Grande partenza della Colombia. Guardate qui che passaggio ragazzi. Qua il portiere doveva uscire, è uscito un po' in ritardo. 2-0 per noi. Sono Zuniga che scatenato se ne va. Zuniga ancora dentro. Attenzione, prova il tiro Guarin, parato del portiere. Attenzione al Paraguay, cross dentro. Pallone che filtra, palla che rimane lì a Spina. Attenzione qua, ancora il Paraguay. Bravissimo Spina, palla che rimane lì. Buttiamola via. Allora qua, Falcao dentro, verso Bacca ancora. Proviamo il tiro direttamente, Bacca! E c'è il miracolo, grande tiro di Carlos Bacca. Attenzione, calcio d'angolo, messo dentro, anticipato Renato Sanchez. Allora proviamo con Zuniga, dalla distanza, parata facile. E finisce il primo tempo. Ragazzi, un primo tempo non ricco di occasioni, però siamo in vantaggio 2-0. Il Paraguay sta dando parecchio filo da torcere, anche se non sta facendo azioni. Vediamo come andrà il secondo tempo. Attenzione al Paraguay. Se ne va il Paraguay, attenzione. Attenzione, cross dentro, bravo Zapata. Attenzione, bravo Sanchez qui. Attenzione, si è scoperto il Paraguay. Ripartiamo con Bacca. Bacca, prova il tiro, Carlos Bacca fuori. Bello per Zuniga dentro. Tra Zuniga. Bravissimo Zuniga, grande numero. Cross dentro, messo fuori. Poi arriva il tiro al volo, deviato. Colpo di testa provato, nulla da fare. Allora attenzione, arriva Pablo Armero. Tiro respinto. Bello il 1-2 tra Cuadrado e Zuniga. Ancora Zuniga che se ne va. Zuniga la mette dentro, Falcao la manca di pochissimo. Attenzione qui, Cuadrado se ne va. Ancora Cuadrado ragazzi, Cuadrado. Sempre lui, Cuadrado. Ha chiesto palla e mezzo, c'è il gol del 3-0, Sanchez. 3-0, l'aveva chiesta Radamel Falcao. Molto male, invece era il gol di Sanchez. Guardate qui, grande cavalcata di Cuadrado. Guardate Cuadrado come cosa, guardate, va questo palla Falcao, invece è arrivato da dietro Sanchez, c'è il 3-0. Attenzione al Paraguay che prova a evasire un'azione di contropiede. Ancora il Paraguay è in ritardo qua, Armero che si lascia sorprendere, qui spazziamo via palla. Attenzione al Paraguay ora. Abbiamo sbagliato il Paraguay, 3-1 al 90esimo scaduto, hanno accorciato le distanze. Gol della bandiera per il Paraguay. Cosa possiamo aggiungere? Il passaggio per rivediamo il tutto. Guardate Sanchez, si è fatto rubare palla, Sanchez comunque molto stanco. Qui poi ha sbagliato il passaggio, mi sa Murillo o Zapata. E qui è stato solo 3-1. Attenzione, ha messo Rodriguez da dentro verso Armero che ha ancora la forza di scattare. Armero, cross dentro, nulla da fare. E con questo si conclude il match. 3-1 per noi. Paraguay è squadra ostica ma che nulla ha potuto contro la superiorità tecnica della nostra Colombia. Si vola in finale. Ecco qui le statistiche, vedete 9 tiri noi e soltanto 2 il Paraguay.
Ok ragazzi, questo è il tabellone del torneo. L'Argentina ha distrutto l'Ecuador 4-1 nell'altra semifinale, quindi la finale sarà tra noi, cioè tra la Colombia e l'Argentina. Ok ragazzi, con questo si conclude anche questo episodio di PES. Nel prossimo episodio veramente avremo la finalissima contro l'Argentina. Come sempre, se vi è piaciuto questo episodio vi invito a lasciare un like, commentate per dirmi cosa ne pensate, se vi sta piacendo, come vi dico sempre, perché mi fa piacere leggere i vostri commenti. Se non l'avete fatto ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, consigliatelo anche ai vostri amici, condividete se volete questo video. Qui sotto, come sempre, trovate tutti i miei social network, quindi passate anche dalle mie pagine. Noi ci vediamo lunedì prossimo alle 14 con la finalissima di PES 2016. Qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!